Sabato 18 dicembre al Palavolley Santa Maria, ABBA Luxury Immobiliare e ABBA Pineto Volley hanno dato vita all'evento natalizio e di solidarietà Pineto Christmas and Friends. Una festa con tutti gli amici della pallavolo e del gruppo immobiliare, lo staff tecnico e giocatori della prima squadra, giocatori e allenatori del settore giovanile e del mini volley maschile e femminile. Il concept dell'evento difatti è stato pienamente raggiunto con una donazione al Centro Madre Esther di Scerne di Pineto. Una solidarietà doverosa in un periodo dell'anno in cui siamo tutti chiamati a dare qualcosa in più per il prossimo, commenta Graziano Abbondanza di ABBA Immobiliare. Per noi è fortemente significativo avere qui tante persone unite dalla passione della pallavolo con profondi valori sociali, conclude. Dapprima poi la Santa Messa presieduta da Don Guido Liberatore ha ricordato a tutti il significato della festività. Allenamento speciale al Palavolley con Mister Rovinelli, Capitan Calonico e co. Sì, in effetti è una giornata di festa, un po' di gioia, un po' di allegria e tanta voglia di stare in compagnia, assolutamente. E scopo benefico è assolutamente quello primario e quello più importante. Ma la società ha sempre messo al primo posto, oltre all'aspetto agonistico, anche quello sociale, quindi questa è una delle cose belle di questa società. Beh, noi lavoriamo per quello, quindi cercheremo di fare il possibile qualcosina in più. Chi di questi giovani talenti potrebbe essere convocato? Ah, ne spero tanti, ma in futuro. È uno sport impegnativo a tutte le ore del giorno. Questo fa parte dell'allenamento. Un po' fuori dagli standard, ma sempre quello che conta. Fa parte delle attività partecipare anche con quelle che sono le squadre più giovani. Noi siamo quelle che le portiamo avanti e dobbiamo dare il nostro contributo e farci sentire presenti. È stata una bellissima iniziativa presentataci da Sorpina. Sicuramente daremo il nostro contributo anche con la presenza, perché stiamo organizzando anche una visita direttamente con tutta la squadra. È difficile, ricordiamo i vecchi tempi, ricordiamo. È bello ed è bellissimo vedere un vivaio così attivo, è emozionante sapere che la società non lavora solo su di noi ma anche per progetti futuri. Sì, questo è assolutamente bello e sono contento che comunque, a differenza dell'anno scorso, si sia riuscita a organizzare tutta questa cosa e speriamo vada avanti così. A fare le veci della società dell'ABBA Pineto Volley, il direttore sportivo Massimo Forese e il general manager Dario Daroit. L'iniziativa è nata dalla società, voluta fortemente, che è molto... insieme alla società dell'ABBA Pineto Volley abbiamo deciso di fare questa giornata e dedicarla principalmente al Centro Madre Esther di Scerne di Pineto, a cui abbiamo fatto anche una piccola donazione. Bah, penso che sia per noi un momento veramente importante, di gioia, perché a parte tornare bambini è il frutto di un lavoro fatto in questi mesi che ci porta a essere una società che con 100 ragazzi partecipa a quasi tutti i campionati giovanili di categoria. Quindi io sono felice e orgoglioso di questa cosa, perché il progetto giovanile è un progetto che, come tu ben sai, mi sta sempre a cuore. Io penso che la prima squadra sia importante, è la nostra punta di diamante, ma credo che ogni società debba avere un settore giovanile importante. Il lavoro che stiamo facendo come ABBA è un lavoro che sta andando in quella direzione, quindi oggi è un momento di felicità, ripeto, perché averli tutti quanti qui a giocare, a divertirsi, vuol dire che la società sta lavorando bene sia nel sociale che a livello sportivo, quindi oggi è veramente un momento importante per noi e per la nostra società. Sì, questo è un altro aspetto importante di questa manifestazione. Abbiamo voluto come società essere vicino a chi purtroppo non è fortunato come noi e vive momenti difficili. Questo è un altro esempio di come questa società è votata a 360 gradi, non si occupa solamente del mercato immobiliare o di qualcos'altro, non si occupa solo di sport, ma si avvicina, si sta avvicinando in maniera importante anche al sociale, come dicevo, aiutando quelle persone, quelle famiglie, quei bambini, quei genitori, come in questo caso, che hanno bisogno e che possono trovare in noi un aiuto importante. Sono contento che la prima squadra abbia accettato di partecipare a questa cosa di buon grado. Avere qui loro, avere qui tutto lo staff, gli allenatori,
ripeto, è un segnale importante che stiamo dando non solamente alla società che ci sostiene, ma a tutta la comunità e alla cittadinanza di Pineto. Quindi è anche un'occasione per fare gli auguri ai tifosi, a coloro che ci seguono, a coloro che ci aiutano, chiedendo loro però di darci magari una mano in più venendo in partita ad aiutarci, a sostenerti. Dobbiamo creare forse ancora questo feeling tra noi e il pubblico, però forse i risultati e il lavoro nel tempo gratificherà gli sforzi che stiamo facendo. A dare il tocco in più la presenza di Babbo Natale, impersonato dal preparatore atletico Angelo Marolla, con tante risate da parte di grandi e piccini. No, sì, è vero, ho fatto un tour di tutte le trattorie d'Abruzzo che mi ha accolto alla grande, e quindi ho un po' esagerato, però penso che due o tre allenamenti dei miei si smaltisce. Sì, questa è la veste più carina, ringrazio Arianna per avermi coinvolto in questa diciamo, giornata. Mi fa sempre piacere essere utile, come ho sempre detto, in qualsiasi veste sia necessario io ci sono. Esatto, secondo me, diciamo, unire lo sport a queste iniziative di solidarietà è sempre il punto che dovrebbe far capire a chi, diciamo, si avvicina adesso al mondo dello sport quello che è il centro e il fulcro di un'unione che ci può essere tra sport e solidarietà. Esatto, senza diciamo queste possibilità che ci dà uno sponsor del genere, quindi in questo caso a Bambino Oliare, sarebbe difficile realizzare questo, sarebbe difficile arrivare a competere ai livelli nei quali siamo, e sarebbe difficile anche realizzare manifestazioni come questa, organizzate comunque nel rispetto di tutte le norme e soprattutto dando spunto per la solidarietà. A coordinare il tutto anche gli allenatori del settore giovanile, Walter Leo Bruni e Silvia Caddeo. Sì, è stata una giornata, insomma, partita bene, con tanta partecipazione da parte di tutte le squadre, con la messa a proseguire, appunto, come hai detto tu, con i giocatori che si sono messi a giocare con tutti i bimbi piccoli in mezzo al campo, e anche i genitori hanno preso palle e sono messi a giocare, senza dimenticare però, insomma, la parte più importante, che è appunto la beneficenza fatta per il centro Madre Esther di Cerni di Pineto. Le ho viste, sì, abbastanza emozionate, abbastanza imbarazzate, però è stato un bel momento anche per loro, perché insomma non capita mai, si incrociano tra un allenamento e l'altro, però non capita mai di averci a che fare così da vicino. Esatto, senza barriere, è un fatto solo di unità, di un intento comune, che è quello appunto di stare insieme per il bene dello sport. Oggi è una giornata che raccoglie tutto il nostro vivaio, dai più piccolini che partono dai 5 anni fino ad arrivare ai 18-19. Stiamo lavorando quest'anno con una nuova impostazione sia maschile che femminile, e abbiamo tanti, veramente tanti. Oggi purtroppo molti non possono venire per le compere natalizie, ma comunque sono sempre presenti all'allenamento. È un progetto che sta funzionando e sta andando bene. Raccolta fondi che prevede anche una donazione a Madre Esther, ovviamente molto importante a livello sociale, oltre poi anche a mantenere una forma di aggregazione anche per i bambini e per i ragazzini dopo 2 anni di Covid, per cui sono stati a casa per parecchio tempo. È un modo anche per fare in modo che la società si faccia trovare sempre presente nel territorio. Certo, sì, cominciano a rispondere sempre di più, perché adesso, insomma, si sono allentate un pochettino le maglie, per cui si riesce anche ad uscire un po' di più, si riesce a mandare i figli a fare attività sportiva, che è mancata per anni, e ovviamente adesso, con le dovute cautele, cercheremo di mantenere questo progetto fino a fine stagione, in maniera tale da avere successi non solo a livello sportivo, ma anche a livello sociale, di integrazione. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il contributo dei tanti genitori e dei giovani talenti biancazzurri. Sì, è una bellissima giornata, i bambini si stanno divertendo tanto, e quindi noi genitori siamo contenti, no? Quando i bambini si divertono. Il bello dello sport è che riesce poi in queste manifestazioni a unire, ecco, la solidarietà, l'amicizia, un po' quello che è, insomma, lo spirito natalizio. Assolutamente sì, sempre nelle norme anti-Covid siamo riusciti, in un bello spazio come questo del palazzetto, a creare un bel buffet e quindi una bella sistemazione. Sì, sicuramente ci sarà anche una lotteria di beneficenza,
insomma, speriamo di aver fatto un bel gesto. La giornata si è poi conclusa con la tombola e un piccolo rinfresco di solidarietà. Ne abbiamo approfittato per sentire il commento a caldo dei giovani protagonisti del settore giovanile e del mini volley. Oggi abbiamo assistito alla messa e abbiamo giocato un po' con la Serie A e ci siamo divertiti tanto. E cosa hai fatto oggi? Hai giocato? Sì. Sei emozionata? Sì. Perché è stato molto emozionante, che prima li vedevo solo in campo, adesso ci ho pure parlato e è stato molto emozionante. Con quelli della mia squadra e dei giocatori di Serie A. Ecco, che impressione ti hanno fatto? Sono simpatici e bravi. Allora, abbiamo sentito la messa e abbiamo giocato insieme agli atleti della Serie A. Sì, lo sport unisce ogni tipo di persona, ogni tipo di legame, e penso che sia una cosa importante. No, sto scherzando, li vedo ogni giorno, però comunque almeno giochiamo con altre persone, divertente, comunque per gioco. Male! Come mai? Non mi esce manco un numero! Però dai, la giornata è andata bene, ti sei divertita? Sì, molto! Quanti te ne mancano? 6! Perché è stato molto emozionante, che prima li vedevo solo in campo, adesso ci ho pure parlato e è stato molto emozionante. È bello, comunque hanno sempre qualcosa di positivo da insegnarti, essendo un atleta dilettante comunque. È stata una cosa, non l'avevo mai fatto prima, è stato bello, sono altissimo. È stato molto bello e anche con i bambini è stata un'esperienza bellissima. Sì, vero, perché comunque c'è una buona pausa e come abbiamo parlato comunque prima, per le case famiglie eccetera, quindi è una cosa abbastanza importante. Pireto Christmas and Friends dunque è stata un'iniziativa a capofila al capitolo 0, a cui ne seguiranno tante targate ABBA Immobiliare e ABBA Pineto Volley, per dare ancora di più un'impronta sociale e di solidarietà, come i valori dello sport insegnano.